toscani. Ma voi siete toscani! Toscani! Cosa fate? Pisa ciao, mazza ciao, Pisa ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato ed ho visto il capita. Festa della Lega 2022 a Pontida. Un grande ritorno, un pratone quasi pieno. Cerchiamo di capire quanto rimane della Lega del passato e quanto è cambiata la Lega oggi. Quanto è cambiata la Lega oggi, ad esempio? Quanto è cambiata? Non è cambiata, esempio, la festa. Secessione. Certo. Grazie, grazie. Ecco, cercheremo di capirlo insieme. E abbiamo bisogno che gli italiani diventino primi in Europa. Diventino primi in Europa. E soprattutto di uno Stato che godi della sovranità. Pur che goda. Che goda. Io spero che Salvini la prima cosa che faccia è un bel condono fiscale, che noi dalla partita IVA abbiamo veramente bisogno. E perché avete bisogno? Cioè pagate le tasse e non c'è bisogno del condono. No, paghiamo le tasse, ma siccome lo Stato è lui il truffaldino. Questo è uno Stato truffaldino. Ma se voi pagate le tasse non c'è bisogno del condono. No, c'è bisogno del condono. E perché non pagate le tasse? No, perché le tasse le paghiamo. E allora che c'è da condonare? Ma oggi non parlano più di ruspe. Peccato. E li manteniamo tutti allora. Dobbiamo mantenere i Rom, dobbiamo mantenere gli africani, dobbiamo mantenere tutto il mondo. Ho una curiosità sola. Come fa a non imbarazzarsi con un partito che continua a dire padroni a casa nostra e chiudiamo i porti? Io morirei di imbarazzo. Perché lei dà fastidio? Sì. Se a lei dà fastidio. I respingimenti inumani a me infastidiscono l'animo. Lasciami finire di parlare, no? Ma fammi lei una domanda. Ha fatto lei la... Se a lei dispiace o dà fastidio, a me no. Questa colonizzazione lo dobbiamo terminare. E i gay? Io le mie idee. Non posso dirle. No, me lo dica tranquillo. No. Vorrebbe toglierla. No. Vabbè, quello sì, senz'altro dei froci, via, subito. Via la legge. Sì, sì. L'ha chiamati froci. Sì. Ma lei è un lazzarone. Secessione è una parolaccia. No. Io sono sempre per tagliare l'Italia, quindi. Dobbiamo mantenerli tutti. Io penso agli interessi del nord. Risollevare l'Italia partendo dal sud come volano di sviluppo. Ma cosa volete dal sud? Non tiriamo insieme niente al sud. Ma il sud non può dall'oggi al domani creare una classe imprenditoriale come al nord. Oh ragazzi, ma hanno sbagliato, c'è scritto Lega Nord, non si era tolto il nord. No, va bene, va bene. Non si è tolto. Si è rimesso. Io mi rimetto. No, ma si rimette il nord. Si rimette il nord. Che cosa caratterizza l'identità? I nostri valori da mantenere. I nostri tre principi principali sono la libertà, la figa e i piedini. La famiglia è una sola. Papà, sono altri sì, però. Anche mia figlia mi dice, ma cosa stanno facendo quei due signori là, papà? Loro devono fare la loro vita nella loro casa, nel letto. Chi non ha una gamba deve rassegnarsi che non può fare i 100 metri alle Olimpiadi. Una volta c'erano, avevano una certa dignità, nascondevano. Adesso è una vergogna, due gay che si baciano lì, è uno scandalo. Perché è uno scandalo? È contro natura. Ma a lei portano via qualcosa? Non portano via niente, ma è contro natura. Mi irrita. Se lo fanno, si nascondono e tutto. Sostegno al lavoro femminile, superamento gender pay gap. No, superamento gender. Le persone possono fare le proprie scelte e nessuno le contesta. Io non contesterò mai la scelta, diciamo pure sessuale, di qualsiasi tipo. Il gender pay gap è la differenza di salario fra uomo e donna. Ah, mi scusi, avevo capito, non ho capito l'ultima, mi perdonate. Posso chiedere lei come mai qui a Pontida? Perché sono stufo di voi parassiti. Bella ciao. Voi avreste difficoltà a cantarla? No. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao. Dai, ma te stai scherzando? In bocca al lupo per tutto. Vada via, ciao.